Sembra che i tunnel siano stati danneggiati dal terremoto. Spero che i diorama siano ancora attraversabili. Sai, Topolino, qui sono rappresentate le battaglie più grandi della tua ultima visita. Ehi, ma dove siamo? È l'ingresso al treno dei diorama. Prescott l'ha costruito dopo che il solvente si ritirò per celebrare le tue vittorie contro i perfidi tirapiedi di Macchia Nera. Oh, salve amici! Io sono il tecnico del circuito automatico, Abe! Piacente! Sembra che il terremoto abbia causato seri danni ai diorama e ora l'intero sistema è instabile. Possiamo sia riparare sia mettere fuori servizio le parti danneggiate di ciascun diorama. Sarebbe bello vederle funzionare di nuovo, vero? Andiamo a vedere cosa faceva Prescott qua giù. Non dovrebbero muoversi così. Sì, signore! Ah, sento che il posto migliora di minuto in minuto. Bel lavoro, amici! Oh, vai così! I livelli di potenza vanno proprio bene! Procediamo. Ah, grazie per avermi salvato. Ho sentito dei diorami danneggiati e sono venuto a controllare. Poi qualcuno mi ha afferrato e rinchiuso in questa gabbia. Mi è sembrato di sentire la voce di Prescott, ma non sono sicuro. Per ringraziarti, posso fermare quelle parti mobili, così potrai spostarti più facilmente. Sembra che sporga troppo.
riparare il quadrante della torre dell'orologio? Un pezzo di stoffa. Dovremmo conservarlo per dopo. Dirigiamoci al prossimo diorama. Grazie, amici. Sapete, ho dei filmati qui che forse vi interesserà vedere. Vi potrebbero servire. Guarda. Ci sono dei segni sul muro nell'angolo posteriore destro della stanza. Meglio controllare. Mi sento già meglio. Per la maggior parte, direi. Se cerchi Prescott, era qui un momento fa. Cercava dei pezzi. Non so perché, comunque. Il prossimo diorama è basato sulla battaglia dello scienziato pazzo. E ne è ancora molto danneggiato, per cui ti sarei grato se lo riparassi. Quando vuoi, sono pronto. Guarda sui travicelli. Chissà se puoi aggiustare qualcosa da quella posizione. Penso che debba arrampicarti sui travicelli per testare di riparare la palla di neve dello scienziato pazzo. Travicelli. Chissà se puoi aggiustare qualcosa da quella posizione.
sagoma di Beetlewolf sta avendo difficoltà ad entrare nel... Che strano! Guarda quanti pezzi! Prescott stava costruendo qualcosa di... Sì, so come fare! Spegnere quel Beetleworks invece di aggiustare la porta? Sta avendo difficoltà ad entrare nei duplicatori. Molto bene, amici! Ora posso riattivare l'uscita e i sistemi di sicurezza. C'è un bel po' di mostruosità qui in giro. Bisogna che chiuda i tubi di trasporto. Così non potrà entrare negli altri diorama. Sembra una versione più cattiva del Macchia Forse. Occupiamocene alla sera. Che cos'è? Vogliamo proseguire? Beh, ho trovato queste vecchie riprese mentre cercavo nel mio archivio. Ci sono più aree di deposito nel prossimo diorama. Mi chiedo per che cosa le usi. Dobbiamo cercare assolutamente di entrare in quelle stanze. Oh, ma guarda un po'! Ma mi sento davvero bene! Sentite, il diorama di Macchia Nera ha ancora bisogno di qualche riparazione. Fate attenzione, d'accordo? Oh!
figlio di Macchia Nera è proprio saltato fuori posto. La macchia volante sembra bloccata. Cosa impedisce alla macchia volante di muoversi? Aspettami! Facendo un ottimo lavoro, amici! Ora passiamo al castello della bella ottenebrata. Topolino, queste sembrano le torri di controllo dei fuochi d'artificio che hai usato per sconfiggere Macchia Nera l'ultima volta. Sembra che tu, da quando affrontasti Macchia Nera la prima volta, hai usato le torri per lanciargli i fuochi. Sulle torri siano andati fuori posto. Prova ad allinearli di nuovo. Macchia Nera la prima volta, hai usato le torri per lanciargli i fuochi contro, vero? Fuori posto. Prova ad allinearli. Beh, è magnifico. Mi sento già meglio. E guarda, ora puoi anche uscire. Molto bene. Vogliamo proseguire?
diventa Topolino. Perché è venuto a prendere un mucchio di pezzi. Quando gliel'ho chiesto, mi ha detto: fidati di me, è il più grande. Sto andando in un posto dove sarò apprezzato. Presto tutti ricorderanno il nome Prescott. Ed è tutto ciò che so. Ehi, ma c'è qualcos'altro che posso fare per voi? Qui ho un premio. Se lo volete, tornate quando volete! Mi troverete qui più bello che mai! Grazie, amici, e buona fortuna! Ci penso io!